L'emergenza sicurezza nelle città come Arezzo, a livello internazionale e dentro le case, dove ci dovrebbe essere il principio della legittima difesa. L'onorevole Ignazio La Russa d'Arezzo per l'Assemblea Pubblica sulla sicurezza organizzata da Fratelli d'Italia. L'emergenza sicurezza dura da molti anni perché c'è una parte dello schieramento politico che non riconosce alla sicurezza una priorità. Noi riteniamo che la sicurezza sia invece una precondizione di libertà, che senza sicurezza non si possa esercitare nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini. La libertà di lavorare in pace, la libertà di girare, la libertà di uscire per divertirsi, la libertà di crescere tranquillamente. In più, in questo periodo l'emergenza sicurezza è ancora più visibile per quello che sta succedendo nel mondo, a partire dalla questione del terrorismo islamico, che non si può chiamare così se non qualcuno si offende, ma se è vero che non tutti coloro che sono di fede islamica sono terroristi, bisogna riconoscere che tutti gli episodi di terrorismo degli ultimi tempi sono di origine islamica. Allora questa vicenda costringe tutti noi ad avere ancora più attenzione sulla sicurezza. E infine c'è una questione che io reputo assolutamente importante, quella della legittima difesa del cittadino. Purtroppo prima nelle case dei cittadini avvenivano i furti, ma quando le case erano vuote, una nuova criminalità, spesso di origine non italiana, ha invece utilizzato in questi ultimi anni una modalità di violenza, cioè di entrare nelle case dei cittadini quando i cittadini sono in casa e magari dormono drammaticamente. In questi casi noi riteniamo, e io ho fatto una proposta di legge in questo senso, che la sinistra sta rinviando la discussione, ma la discuteremo a breve, noi riteniamo che la difesa sia sempre legittima quando l'aggressione è portata all'interno dell'abitazione o del luogo di lavoro o in ore notturne. Se è di notte che mi svegliano e io reagisco, è legittima qualunque reazione, perché non posso stare lì a capire se quello alla notte in casa mia è lì di passaggio. È chiaro che mi sta aggredendo. Ed è ugualmente sempre legittima se all'interno delle abitazioni o all'interno dei luoghi di lavoro l'aggressione viene portata con modalità tali che mi provocano una particolare paura. In questi casi non ci deve essere discussione, il cittadino che è costretto a reagire non deve essere poi sottoposto all'umiliazione o all'ansia di dover giustificarsi di fronte alla legge. Un centrodestra unito molto presto è invece l'auspicio di La Russa in campo politico. Fratelli d'Italia spera che l'Italia sia destra presto e che si possa riprendere un cammino del centrodestra unito e più forte, perché riteniamo che il bene dell'Italia non sia nelle promesse di Renzi, ma sia in una politica del fare che a nostro avviso manca. Ho appena incontrato il sindaco a cui ho espresso tutta la mia non solo lealtà ma anche ammirazione per quello che sta cercando di fare l'amministrazione di centrodestra ad Arezzo, e gli ho anche espresso la speranza che Fratelli d'Italia possa ancora di più contribuire alla crescita di questa città. Noi oggi proponiamo il nostro progetto sicurezza, più coordinamento, più agenti sulle strade, più attività anche con l'ausilio della vigilanza privata, perché crediamo che serva una piramide funzionale ben organizzata, ben coordinata per aumentare il presidio del territorio. Non c'è altra ricetta, utilizzare tutti i professionisti della sicurezza, soprattutto nelle ore più calde, quelle notturne e nei giorni più caldi della settimana. Quindi proporremo un progetto ben strutturato che vede come protagonista tutta l'amministrazione comunale. Il sindaco è eletto direttamente dal popolo, ha molti strumenti in più che vanno dal decreto D'Alema del 99 al decreto Maroni del 2010, che gli consentono anche un certo potere di ordinanza in tema di sicurezza urbana, di partecipare a pieno titolo al comitato dell'ordine e sicurezza pubblica. Tutti insieme, tutti gli attori della pubblica sicurezza devono mettere in fila un progetto adeguato del presidio e controllo del territorio, a cominciare per esempio da una sala operativa unica. In questa città ci sono 8 sale operative: polizia, polizia stradale, carabinieri, finanza, vigili del fuoco, 118. Immaginiamo se si potesse avere un'unica sala operativa. Attualmente queste sale operative impiegano circa 65 agenti o attori. Potremmo risparmiare almeno una quarantina di persone da riversare sulle strade. Questo è uno dei pochi esempi
dei tanti, scusate, che potremmo mettere in campo per aumentare il livello di sicurezza.